Buongiorno. Buongiorno, io innanzitutto vi ringrazio per questo graditissimo invito e mi dispiace del contrattempo perché ho un telefono nuovo, non riuscivo a manovrarlo con disinvoltura. Io voglio salutare tutti e soprattutto mi voglio complimentare con Teresa Uccero, con la segretaria provinciale, che è stata donna caparbia, come tutte le donne, che è stata capace in brevissimo tempo di organizzare una squadra che ha avuto ottimi risultati in queste ultime comunali. Io sono qui a portare la rappresentanza di noi di centro, il partito che rappresento. Sappiamo benissimo come è difficile fare politica di questo periodo. Io so che voi siete dotati e siete attivati da un grosso entusiasmo che vi viene anche dai vertici nazionali, però sappiamo quanto sia difficile fare politica in questo periodo in cui abbiamo una pandemia che ci ha bloccato in tutti i sensi e sappiamo che l'unione fa la forza. E sappiamo anche che la nostra nazione, ma non solo la nostra nazione, la nostra regione è andata avanti a vele spiegate allorquando è stata rappresentata da un centro granitico, da un centro solido. E sinceramente devo anche dire che se si mettono da parte i personalismi potremmo realizzare nuovamente questo progetto. E noi di centro, di cui io faccio rappresentante e colgo l'occasione anche per portare i saluti del mio leader Clemente Mastella, e ha dato il primo calcio d'inizio ad un'importante partita. Speriamo con tutto il cuore che a questa partita possano intervenire tanti altri partecipanti per mettere in rete un progetto importante sia per la nostra nazione e soprattutto per la nostra regione. Io ringrazio nuovamente per questo invito e veramente chiedo venia per l'inconveniente. Vi auguro una buona mattinata. Grazie Maria. Grazie onorevole.